Benvenuti o bentornati su questo canale. Oggi proseguiremo con il racconto di Simonetta, che ci immergerà ancora una volta in un mondo strabiliante. Le prime due parti della sua testimonianza erano state intitolate Ecco cosa ci hanno nascosto. Lascerò poi il link di questi video in descrizione. Comunque, ora comprenderemo ancora meglio la ragione di questo titolo, perché Simonetta ci parlerà di un periodo in cui avvennero dei fatti che forse rimarranno nella storia umana, come è rimasto nella storia umana il tradimento di Giuda, e come adesso ascolteremo, si cita questo esempio a ragione. Inoltre, ci descriverà anche episodi incredibili e sconvolgenti, di fronte ai quali la mente umana si ferma. Ma la domanda che ci poniamo oggi è: quei fatti cambiarono il destino del mondo? Se non fossero accaduti, ora il mondo sarebbe diverso? Ciao Simonetta, bentornata. Ci racconti che cosa accadde in quel periodo? Ciao Monica, buongiorno a tutti. Sì, quel periodo va raccontato perché fu un periodo di gioie, immense gioie, ma anche di dispiaceri per eventi che probabilmente cambiarono il destino dell'umanità. Successe che nel dicembre del 2000 Swami salì a bordo della bella auto che alcuni devoti gli avevano regalato perché viaggiasse in sicurezza, perché Swami era sempre a rischio di attentati ed era anche stato sventato uno di questi. Mi arrivò voce che Swami stava partendo per l'ashram di Brindavan, che si trovava in una località più fresca e dove di solito ci si trasferiva tutti nella stagione calda. Ma eravamo in dicembre, quindi era molto strano. E io ed alcune amiche preparammo in velocità i bagagli e partimmo, prendemmo un taxi e ci accodammo a Swami. Pensando che sarebbe rientrato entro 2 o 3 giorni, la maggior parte dei devoti era rimasta a Prashanti. E così ci trovammo da soli, in pochi, con Swami in questo piccolo ashram, con una vicinanza che non avevo ancora sperimentato e che mi dava una gioia immensa perché ero maggiormente consapevole di chi Swami fosse. Un importante contributo alla mia comprensione era stato il libro di Vijayamma, di cui ho parlato la volta scorsa, e voglio raccontarvi un episodio molto particolare che potrebbe far intuire un po' chi fosse Swami. E ve lo descrivo con le parole da lei utilizzate nel suo libro e nelle interviste che le sono state fatte. Ovviamente nessuno impone di credere, ognuno faccia quello che ritiene più opportuno. Per quanto mi riguarda, posso solo dire che i racconti di Vijayamma, di eventi che avvenivano sulle rive del Citravati, sono stati confermati da altri devoti che parlavano durante le feste nel tempio. Quindi ecco il racconto di Vijayamma. Un giorno ci stavamo dirigendo tutti insieme verso le rive del Citravati, come al solito, quando improvvisamente Swami scomparve. Mentre lo stavamo cercando, sentimmo un battito di mani e guardando in alto vedemmo Swami sulla collina del Kalpavriksha, l'albero dei desideri. Erano le 6 del pomeriggio, il sole stava tramontando e il cielo era coperto di nuvole nere. Swami disse: "Ora guardatemi tutti, vi mostrerò il sole." Mentre ci stavamo chiedendo come può farci vedere il sole se è appena tramontato, vedemmo nuovi raggi spuntare da dietro la testa di Swami. I nuovi raggi erano rossi, poi divennero ancora più rossi e il cielo si tinse di rosa e poi divenne rosso e poi rosso fuoco. I raggi diventarono così ardenti ed infuocati ed emanarono un calore così intenso che iniziamo a sudare profusamente. Il calore era
terribile, sembrava venisse veramente dal bruciante sole di mezzogiorno. Incapaci di sopportarlo, iniziamo a chiamare Suami a voce alta. Suami, fa troppo caldo! Allora il calore pian piano diminuì e Suami scomparve. Una volta Suami riapparso, annunciò: ora vi mostrerò la luna. E il cielo divenne tutto bianco, sempre più bianco, di un bianco bellissimo, puro e incontaminato. Faceva freddissimo e il gelo andava via via aumentando, tanto che iniziò a nevicare. Noi tremavamo e dicemmo: Suami, fa troppo freddo. E Suami disse: ah, davvero? E scomparve e il freddo diminuì. Una volta Suami riapparso, annunciò: ora attenzione, vi darò un darshan molto speciale, quello del terzo occhio. E mentre osservavamo Suami, vedemmo che il corpo era scomparso e la sua testa sembrava prendere tutto il cielo. Stupefatti e con la mente sconcertata, fissavamo la fronte di Suami, perché tra le sue sopracciglia era apparsa una fessura e scintille infuocate e fumanti iniziarono a scaturire da quell'apertura. Eravamo abbagliati da tutto quel fulgore e avevamo anche paura, non per noi ma per Suami. Alcuni erano stesi a terra, incoscienti o singhiozzanti. Ecco, lasciamo questo racconto con queste persone vinte dall'emozione. Se qualcuno volesse ascoltarlo direttamente dalle parole di Vijayamma, lo troverà in inglese in descrizione. Comunque metteremo anche la traduzione in italiano. Nell'ashram di Brindavan a Whitefields pensai che lì sarebbe stato più facile toccargli i piedi, perché come mi avevano spiegato già i devoti, toccargli i piedi avrebbe comportato la cancellazione immediata di tutto il karma delle vite precedenti. Però i devoti mi avevano anche detto che il corpo di Swami vibrava a una frequenza diversa da quella del nostro corpo, e che quindi lui, per farsi toccare, abbassava le sue frequenze. E che certi devoti che avevano provato a toccarlo, magari in momenti inopportuni, erano stati sbalzati indietro, come se avessero subito un elettroshock. Ora, io quello non sapevo se fosse vero, però nel dubbio volevo stare attenta. Erano giorni sublimi. Non riuscirei mai a trovare parole per descrivere le emozioni che provavo. Vivevamo come una corte stretta intorno al proprio amato re, e in quel periodo Swami ci coccolò e ci viziò. Ad esempio, un giorno eravamo in una saletta sedute a terra, eravamo circa 25 donne, e stavamo preparando i canti natalizi. Dopo poco Swami arrivò e Swami si pose davanti a noi e incominciò a parlarci con una tenerezza che non ho mai sentito in nessun essere umano, e ci guardava con uno sguardo ma di un amore mai visto, e capivo pienamente che cosa significasse quando lui aveva detto: Swami ha l'amore di migliaia di madri. Ci chiamava Bangaru, tesori, gioielli, e parlava con una soavità nella voce che non avevo veramente mai udito. Eravamo in 7 miliardi di persone allora sul pianeta, ma colui che comandava ai fiumi esondati di arretrare, come ci avevano raccontato tanti testimoni, e colui che comandava alla pioggia di fermarsi, come avevano visto tanti devoti, era lì con noi.
Suami ci invitò a tornare nel pomeriggio perché ci avrebbe regalato dei sari, l'abito femminile indiano. In quei giorni ebbi anche la possibilità di toccargli finalmente i piedi. Ad un darshan, Swami si era fermato davanti a me perché stava chiacchierando con una donna alle mie spalle. Quindi allungai la mano un po' esitante e lo sfiorai. E non ebbi l'impressione di toccare un corpo umano, ma del velluto. Dopo averlo sfiorato, portai istintivamente la mano sul mio cuore per ringraziarlo e mi accorsi che quella mano vibrava. Era la mano sinistra. La staccai dal corpo per guardarla e dicevo, ma che cos'ha questa mano? Perché la mano destra non vibrava, non è che ero emozionata per cui tremavo, era solo quella mano. Ed un tratto mi accorsi che nel mio corpo era successo qualcosa. Ora, il fatto era che quando eravamo partiti da Prashanti Nilayam, che è in una località torrida come clima, avevamo portato con noi del vestiario leggero e la notte avevo una copertina leggera in quelle stanze senza vetri perché c'erano solo le inferriate e avevo freddo e mi ero ammalata. E avevo un bruciore alla gola, un dolore che si protraeva da giorni e giorni. E appunto mi resi conto che nel momento in cui avevo appoggiato quella mano sul cuore, quel dolore, quel bruciore che non mi dava mai tregua, era completamente scomparso all'istante. E questo soltanto perché avevo sfiorato per una frazione di secondo un suo piede e poi appoggiato quella mano sul mio cuore. E quindi, che dire, chi era Swami? Era forse quella figurina in tunica arancione che passava tra di noi ritirando le lettere o era altro? Swami aveva detto, in verità, non sareste in grado di comprendere la natura della mia realtà né oggi né dopo 10.000 anni di costanti sacrifici o ardenti indagini, neppure se tutto il genere umano si riunisse in questo sforzo. Devo dire che nei miei giri per l'India avevo incontrato tanti maestri, cioè esseri che hanno realizzato il sé, e ciascuno di loro aveva delle siddhi, dei poteri, perché i poteri sono il risultato naturale della realizzazione interiore. Però nessuno era come Swami. E una delle particolarità di Swami era che guidava 100 milioni di devoti sparsi nel mondo contemporaneamente. Cioè, mentre ad esempio stava parlando con una quindicina di persone nella saletta delle interview, dimostrando tra l'altro di conoscerle meglio di quanto loro conoscessero se stesse, oppure stava facendo una materializzazione, o operando una guarigione, oppure quando teneva un discorso nel tempio. Ecco, in tutti quei momenti lui stava al contempo guidando in sogno milioni di persone dall'altra parte del mondo, oppure le stava istruendo tramite la voce interiore. Molte mie amiche l'avevano e da come avevo capito, la guida interiore che durante l'arco della mia vita avevo sempre percepito come un sentire, una conoscenza innata, nella loro mente si traduceva come una vera e propria voce ed era la voce di Swami che consigliava, istruiva e guidava. Buona parte di questi 100 milioni di devoti, poi qualcuno dice anche 120, erano frequentatori di migliaia di centri Satya Sai Baba sparsi sul globo. In Italia in quegli anni ce n'erano una cinquantina circa e ognuno di questi 100 milioni di devoti aveva avuto un contatto con lui o venendo a trovarlo in India o a livello sottile, in sogno. E chi veniva da lui non ripartiva mai senza un dono.
da quelli da lui creati, all'apparenza materiali, ma con una funzione energetica e simbolica, a una guarigione fisica o interiore, a una grazia di altro tipo, o consigli preziosissimi, o una comprensione e una conseguente trasformazione impagabili, e così via. Ad alcuni devoti Swami aveva fatto sperimentare il Samadhi, cioè quello stato di realizzazione interiore in cui si manifesta l'eterno, onnipervadente sé, che è beatitudine assoluta. Ecco, questo era Swami e se si potesse definirlo in una parola, con un termine, si potrebbe dire che era il dono fatto persona. Nonostante questo, dal 99 alcuni giornali e riviste avevano iniziato a divulgare menzogne su Swami, alle quali Swami aveva semplicemente replicato: l'oceano non corre mai il rischio di essere prosciugato, è perennemente maestoso. E alla fine, che importava? Vivevamo a stretto contatto con un essere che non era di questo mondo. E tuttavia era successo qualcosa. Con l'approssimarsi del Natale, tanti devoti che erano rimasti a Prashantinilayam ci avevano raggiunti. E fu allora che ci raccontarono che nel frattempo era stata avviata una campagna altamente infamante contro Swami. E tutti i media, come guidati da un'unica regia, si erano schierati addossando a Swami colpe ignominiose. E quello fu soltanto l'inizio di un attacco che mi resi conto poi essere a livello mondiale. Comunque, tutto questo non ci tolse la gioia di un cenone deliziosissimo offertoci da Swami stesso, in un locale con i pavimenti di marmo che era appena stato costruito nell'ashram. E il bello è che noi donne del coro indossavamo i sari che Swami ci aveva regalato e ci sentivamo come le gopi, le pastorelle che attorniavano il loro amato Krishna. E quel Natale fu il più bello della mia vita perché tutti i Natali con Swami erano speciali, niente a che fare con i nostri in Occidente, ma quello fu il più bello. In ogni caso, riflettendo su quell'attacco mediatico, pensai che soltanto chi non aveva compreso la vera natura di Swami avrebbe potuto cadere nel tranello dei media, credere a tali montature. Però mi spiaceva per i suoi studenti, perché anche lì a Whitefields c'erano le scuole fondate da Swami, sempre nelle stesse tonalità pastello e nello stesso stile, chiaramente, e stavano seduti ai suoi piedi con sul volto un velo di tristezza e di preoccupazione. E mi spiaceva per loro. Quindi anche per tranquillizzare loro, nel suo discorso di Natale, Swami toccò alcuni punti salienti di quanto stava accadendo. Swami esordì parlando di Gesù, chiaramente come faceva ogni Natale, ma questa volta, a un certo punto, fece anche riferimento a Giuda. Ecco le sue testuali parole. E Swami disse: all'epoca di Gesù il traditore era uno solo, ma oggi i Giuda sono molti. Il mondo d'oggi sprofonda nell'inquietudine perché si sono allargate le fila dei Giuda. Essi sono traditori meschini perché cedono facilmente alla tentazione per un po' di denaro. La brama di denaro induce la gente a servirsi di mezzi iniqui e ingiusti per distorcere la verità e diffondere notizie false. Così accadde allora e lo stesso si ripete ancora
oggi. Ma non vi è bisogno di allarmarsi per queste affermazioni. Perché avere paura per errori che non sono stati commessi? Il cuore di Sai è puro e sacro. Baba rappresenta le tre P: purezza, pazienza e perseveranza. Dalla cima dei capelli alla punta dei piedi non vi è alcuna traccia di egoismo in Sai. Gli studenti usciti dai nostri istituti conducono una vita esemplare. Tanti lavorano in altre nazioni, ma succede che alcuni stranieri cercano di corromperli con il denaro, chiedendo loro di inventare storie contro Satya Sai Baba. Anche in passato le incarnazioni divine hanno dovuto misurarsi con le critiche, ma niente può scuotere Sai. Sai vive nella verità e nessuno e nessuna epoca può far tremare la verità. Soltanto l'amore rende santa la vita di una persona. Considerate l'amore come la vostra stessa vita. Ecco Monica, questo è il mio resoconto di quel dicembre 2000. Chiaramente ho riportato soltanto degli stralci del discorso di Swami perché ha parlato di altro, ad esempio delle opere sociali che stava portando avanti in quel periodo, perché va detto che Swami nel sollevare i poveri, gli ammalati, gli afflitti, comunque, era instancabile. Tutta la sua vita era un darsi per gli altri. Il discorso integrale potremmo metterlo in descrizione, tradotto in italiano, con la precisazione che è stato associato a immagini girate però a Prashanthi Nilayam, mentre il discorso fu fatto a Brindavan. Quindi, riassumendo, Sai Baba ha parlato espressamente di tentativi di corruzione, riusciti o meno da parte di stranieri nei confronti di suoi studenti per montare false accuse contro di lui, ma ne ha parlato anche in senso più ampio, cioè di molti che si sono lasciati corrompere per diffamarlo. Infatti, ha parlato anche di politici invidiosi del suo operato, però penso che quello lo riferisse ai politici locali. Ma credo che una diffusione, una diffamazione così ampia e per anni, attraverso tutti i media e in seguito anche il web, quindi a livello mondiale, abbia una regia anche superiore alla politica. Forse qualcuno temeva la concorrenza, chissà. Allora potremmo dire che se questa interferenza non ci fosse stata e la fama di Sri Satya Sai Baba si fosse estesa in modo da svelare la sua autentica natura, ora avremmo un mondo diverso. Mi riferisco anche a tutto il bagaglio di insegnamenti di cui i suoi devoti hanno beneficiato per la loro trasformazione e che invece è stato poi negato alle masse. Ma è anche vero che da un punto di vista più ampio, nel cosmo tutto è perfetto. E che probabilmente per quella incarnazione, soltanto chi era destinato a comprendere e a incontrarlo, lo abbia incontrato. Esattamente. Nel suo discorso c'è un punto in cui, riferendosi a coloro che cercano di frapporre ostacoli alle opere benedette, li chiama demoni. E li dice testualmente: quando anche il mondo intero si riempisse di simili demoni, il piano di Sai non subirebbe mai alcuna modifica. Perché ricordiamo a chi non ha seguito il video della volta scorsa, quello intitolato Storia del bambino che si chiamava Verità, che nel piano di Sai sono previste tre incarnazioni.
Voglio comunque aggiungere due frasi, sempre tratte dal suo discorso di Natale, in cui si rivolge proprio a chi tradisce o infanga le personalità divine. Suami disse: tradire Dio è il peggiore di tutti i peccati. Un tradimento del genere non potrà mai trovare un'espiazione e non c'è numero di vite che possa bastare. Una dichiarazione molto forte. Ma quindi questo essere chi era? Qualcuno che si riteneva Dio? O forse lui stesso era Dio? Ne riparleremo presto.